bentornati per una nuova puntata di Biella tra intrighi e misteri, un programma dedicato alle storie, alle leggende e ai segreti che rendono il nostro territorio un luogo ricco di fascino e mistero. Oggi ci troviamo nella Villa Cernigliaro di Sortevolo, una dimora storica incantata, un luogo magico dove percepire l'incontro con l'infinito. Passeggiando nel labirinto con alle spalle la Valle dell'Elvo, ci lasceremo affascinare dalle leggende che narrano di un popolo dimenticato. Sto parlando degli elementari, il piccolo popolo degli elementi, il mondo delle salamandre, degli gnomi, dei folletti, delle silfidi e delle ondine, che apparteneva ad un'antica tradizione, vale a dire ad un folklore, il folklore dei popoli antichi. Quali sono i segreti di questo piccolo popolo? E per quale motivo nelle leggende spesso appaiono gli spiriti della natura? Lo scopriremo assieme in questa puntata dedicata alle creature misteriose della Valle dell'Elvo. Seguiteci in questo viaggio! Fin dagli albori della storia, la necessità di fare esperienza del reale e del sacro condusse l'uomo a percepire il contatto con un mondo invisibile, un mondo che si palesava dinanzi nei sogni, negli stati alterati di coscienza e nei viaggi sciamanici. Un mondo di frequenze e vibrazioni che trasmetteva codici, suoni e visioni talmente precisi e favolosi che al risveglio venivano trasmessi oralmente per mezzo di racconti misteriosi e immagini sorprendenti. Spesso tali visioni erano percepite in modo ancora più evidente nei luoghi di potere, nelle grotte, negli anfratti, nei tumuli e menhir, dove vi passavano le linee energetiche, chiamate Ley Lines, le vene del drago, che intersecavano e collegavano tra di loro i luoghi di forza della terra, su cui le antiche civiltà eressero fin da subito i loro monumenti. Come dimostrato dal nuovo campo dell'archeoacustica, che studia i siti megalitici dal punto di vista della tecnologia del suono, la sollecitazione del canto o del suono di un tamburo in un antico sito di potere del Neolitico provocava visioni e suoni di alta frequenza così solenni e spaventosi che parevano il risultato di un incontro con un mondo sovrannaturale, ricco di infinite sfaccettature, dove una porta si apriva sul continuo infinito presente. Sordevolo un tempo, dopo le giornate lavorative, nelle lunghe sere invernali, ci si riuniva nelle stalle o davanti al focolare, con in mano una tazza di latte caldo e miele, per evocare, attraverso la magia delle parole, antichi mondi scomparsi. Attraverso i racconti si sognavano assieme i frammenti di verità perdute e si tentava di dare una spiegazione fantastica a quegli eventi inaspettati del quotidiano, a quelle forze avverse che distruggevano l'ordine costituito. Si narra infatti di folletti che facevano i dispetti, che sculacciavano i bambini, che facevano addirittura le trecce alle code dei cavalli. Si narra anche di folletti che aiutavano le donne mentre lavavano i panni. Ma ci sono anche leggende che narrano di folletti sinistri, tenebrosi, i quali paralizzavano il sonno del dormiente. Ma come ogni folletto che si rispetti, non mancavano quelli
che ovviamente correvano a perdifiato e cantavano a squarciagola tra i ruscelli e sui prati. Forse esiste ancora un luogo del Biellese in cui è possibile percepire queste piccole creature. Si trova a Mongrando, nella Valle dell'Elvo, più precisamente in un bosco fatato chiamato Bosco del Vallino. Andiamo alla scoperta di questo luogo dimenticato. Seguiteci in questo viaggio. Eccoci giunti al Bosco del Vallino, un luogo fatato, creato dall'amore per la natura e gli elementali da parte di Lelio Rettuga e della moglie Imelda. In questo luogo si percepisce l'incontro con il mondo invisibile. E infatti passeggiando tra le casette in pietra e legno sembra quasi di vedere gli gnomi e i folletti intenti a cucinare, ad accendere un fuoco, a ridere a crepapelle e cantare a squarciagola. Camminando per il bosco sembra di sentire un profumo di cannella e lavanda che si sprigiona nell'etere e addirittura pare di sentire l'eco delle voci del piccolo popolo che sussurrano i segreti del loro piccolo, ma in realtà grande mondo. Continuiamo il nostro viaggio. Piccolo popolo deriva dalla tradizione irlandese, più precisamente dalla parola gaelica Shie, che riporta alla memoria un termine che indicava l'oltretomba celtico, vale a dire quella che veniva definita come l'insula Pomorum, ovvero l'isola di Avalon. Quello che è interessante notare è che per i Celtoliguri era un'isola felice, il regno felice dell'aldilà, e soprattutto era un regno a cui si poteva accedere in vita. Ma dove? Ebbene, recandosi nei luoghi megalitici, quali menhir, dolmen, nei tumuli, ma soprattutto in determinati periodi dell'anno legati agli equinozi e al solstizio. Questi erano luoghi in cui si poteva accedere direttamente in vita. E pensate, in quei luoghi si potevano incontrare le divinità, ma soprattutto le creature misteriose. Non è un caso il fatto che nelle tradizioni, nel tessuto culturale di questi piccoli villaggi siano presenti leggende che narrano di un popolo fatato. Infatti, il Biellese è una terra deputata al misticismo e alla meditazione. E fu attraversata da popolazioni celtoliguri, dapprima dai Liguri, a partire dal VI-V millennio a.C. Successivamente arrivarono gli indoeuropei, i protocelti e i celti, e lasciarono nel tessuto collettivo, nella memoria, una fonte di sapere, una conoscenza che ancora oggi possiamo sperimentare, una coscienza e un contatto con la magia della natura. Dal vento che accarezza la nostra pelle fino al fiore che profuma l'etere di vastità, non dimentichiamoci di osservare il reale con la magia e gli occhi dei bambini. Non dimentichiamoci di guardare il mondo della natura con la saggezza degli antichi. C'è così tanta magia da vedere e noi siamo pronti a scoprirla e a vederla con voi nelle prossime puntate di Biella tra intrighi e misteri. Continuate a seguirci.